Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro. Uno, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova... Stavo notando... Guarda come si muove la luna! Benvenuti in questa nuova puntata. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato le missioni dei Los Carnales. E le altre puntate prima abbiamo completato tutte quelle dei Viking. Continuiamo con i Carnales. Dex e Troy. What if we came from here and here? No, they just see it coming. Cops try that shit all the time and it never works. Shit, you're right. Well, what should we do then? Hai ragione. Hey, you might want to hear this. I got a lead on where the Los Carnales cut all their shit. The Carnales. What? Rio Grande River. Jesus. What the fuck? It's not the Los Carnales, it's just the Carnales. Los means... Fuck it. Significa like I was proprio saying, I Carnales. We're not gonna raid the factory quite yet. Why not? Because I'm not a gun-toting psychopath named Johnny Gat. Fair enough, so what's the plan? One of my boys called and said they saw a truck with a heavy LC escort leaving the factory district. It's probably loaded with drugs, but that's just a bonus. Our target is the truck itself. I need it brought back to the row in one piece. It's no good to us blown to shit. What do you need the truck for? Let's just get the truck first, and then I'll tell you the rest of the plan. I'm just saying it would be nice to know. Shit, Troy, what's with all the questions? Why can't you be like my man over here? Look, Dex. Perché non stai zitto come lui? You go get that truck. Sì, vado, guarda. Is that so hard? Era tanto difficile. Ah, vieni con noi, Troy. Benissimo. Ho bisogno di un'altra macchina, però. Macchina. Ferma. Grazie. Oh no, ha solo due posti. Non va bene. Macchina. Aia. Che male. Polizia. Mi scusi signora, devo prendere il taxi. All right, here's the plan. Get me to the truck so I can jack that baby. Once I'm in, make sure I make it back to the row in one piece. E se invece lo guidassi io, Troy, ho più paura che invece facciamo casino in questo modo. Yo man, just between you and me, I was fine with cleaning out the row, but getting into this drug shit ain't cool, alright? Someone should talk some sense into Julius. La vedo difficile, Troy, mi dispiace. Una volta che inizia una guerra di gang. Once we steal from him, he ain't gonna back off until we're dead or he is. È molto probabile la seconda, allora. Well, this is off to a great start. Ah, la macchina! Not that shit off. Madonna! Right. Allora, cover me while I get that heap running. Ma io volevo ripulire la zona prima, eh. Ok. Morto? I missed my calling. Ehi, dov'è il tizio? Sali! Ah, è salito, ok. Ah, merda, scusami. Mi sta già per esplodere. Corri, Troy! Corri! Merda! Non riesco a muovermi! E che non lo so che non si muove finché non sono abbastanza vicino! Ah, salite su una macchina, forza! Forza, tutti sulla macchina. Che palle. Ma perché non ho una macchina che vada bene? Sono tutte con le ruote bucate o con qualsiasi altro problema. Si è schiantato contro non so cosa. Vabbè, io continuo a muovermi allora. Qualcuno li ferma questi due?
Ecco fatto. Ehi, aspettami, Troy. Sono incastrato. Non mi funzionano più le ruote. Aspetta, scendete voi due. Ecco fatto. Troy, arrivo subito, aspettami. Dove sei? Oh, ma ci fosse una volta che c'ho una macchina con delle ruote che funzionano. Ci fosse una volta che ho una macchina con le ruote ancora intere. Bravo, Troy, investila la gente. Dai, Troy, però, vai, tu che c'hai le ruote che funzionano. Quanto è lontano ancora il Ro? Che cazzo di giro sta facendo, Troy? Troy, è qua che dobbiamo andare. Troy, tu dillo che vuoi che farti esplodere, dillo. Merda, scusami, scusami. E dai, non gira neanche più questa macchina. Qualcuno gli spara quella macchina, per favore. Oh, finalmente è andata a fuoco. Aspetta, scendete da sta macchina. Salite su questa. Eccomi, Troy, finalmente ho una macchina con delle ruote che funzionano. Scusami. Finché non mi sparano le ruote a me va bene. E merda. Ecco fatto. Sì, sì, Troy, tu vai, vai, vai. Vai che prima o poi finiranno. Eccoli là, appunto. Stavo giusto dicendo la frase. Prima o poi finiranno i nemici. Hey, don't let away with the truck. Un po' tardi, eh. Quanto ci manca? Dai, dai, ce l'abbiamo quasi fatta alla prima. Forza, Troy, forza. Guida quel cazzo di camion fino al garage. A parte come sta guidando, Troy, tutto tremolio. Investe gente, bravo Troy. Ma che cazzo ti serve? Ti ha chiesto di portarglielo, non di guardarci cosa c'è dentro, no? Angela, ah, stavo dicendo, c'era dentro lei? One of our shipments didn't arrive, and I want to make sure no one's skimming off the top. No problem. Angelo, you promised Angelo. Ah, shit. Mira, Hector. Hey, I told Luce I'd take her downtown. Can Victor take care of... Is Victor sitting at the table, Angelo? Yes. So if I wanted Victor to handle it, I could have asked him, right? No. Luce, we'll go out tomorrow. But Angelo... Coño, Luce, cállate la boca, okay? T'ho detto, sta zitta! Gracias. You should be nicer to the lady. Oye, Angelo, mettete la verga in su boca. Eso la callará. L'ho capita, ha detto mettiti il cazzo in bocca. Mira, Luz, come on, mama, don't be so sensitive. I'll be inside. Señorita, a moment. If Angelo is busy, I can take you out tonight. Ma dai, Mr. che zozzo. I couldn't. Nonsense, it would be my pleasure. Unless you have a problem with me entertaining. Guardalo, guardalo che è già incazzato. No, of course not. Good. I'll see you at 8. E lei tanto che cazzo gliene frega finché qualcuno gli paga la roba. You got there, Angelo. I know. I always thought she was a bitch. Ho sempre pensato che fosse Troy. Sì. Che passa? Che? Che passò? What is it? Voglio essere cabrón, hijo de puta. That didn't sound encouraging. Everything is fine. Of course it is. If you would excuse me, I'm going to check on the señorita. Ma dai! Davanti a lui? Suso, maricón, yo le mato si le toca luz. Angelo, you are my brother and I love you. But if you let your dick fuck things up with the Colombians, I'll cut it off. Forgive me, Hector. Don't let it happen again. ¿Y qué fue eso?
Those pendejos in St. Row are the ones who took the shipment. With the Colombians arriving, we can't show any weakness. The Colombians. Mi piacciono sti tizi, sono belli tosti, eh. Reason to settle this now. Victor, Angelo, gather your men together. It's time to tear St. Row apart. Sono belli tosti questi, sono una fazione vera, seria e perfetta nel loro modo. Missione completata, $500. Wow, che premio. Che premio $500. Io ho finito le munizioni, fantastico. Devo andare a fare rifornimento. Recuperiamo i soldi da qui. $2400, ok. Mi prendo anche un paio di bombe a mano e facciamo un salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.